Grazie Andrea, e credo che sono tanti gli spunti che hai portato, ma anche la lucidità con la quale vengono raccontati ci fanno capire che abbiamo una necessità, no, di costante dialogo e di provare anche però a poi immaginare come si costruiscono questi percorsi di medio-lungo periodo. Prima, e questa, come dire, no, non è preparata assolutamente, però prima del dibattito si discuteva tra di noi anche come sia difficile, no, poi costruire ed alimentare questi sogni, come in qualche modo noi siamo anche uno specchio di questa società frammentata, che anche se ricerchiamo poi degli ambiti collettivi, se ricerchiamo di costruire, no, dalle nostre comunità locali alle nostre iniziative, a dare anche una visione del mondo differente rispetto a quella dominante, a immaginarci anche quali possono essere gli intrecci possibili per superare fasi difficili come queste. Poi ci raccontiamo anche che non è facile, no? Che in qualche modo facciamo fatica, nonostante poi ad esempio nel paese ci siano veramente tantissime esperienze disseminate, cioè io credo che in Italia in questo momento abbiamo esperienze uniche, tantissimi attivisti, tantissime persone che quotidianamente lavorano per il rispetto dei diritti umani, che pensano anche alle cose che hai detto come delle cose che in qualche modo fanno parte di un orizzonte di ideali ma anche di necessità, però ci ritroviamo, come dire, in questa situazione. E quindi magari facciamo un giro finale anche per provare, no, a stimolarci a vicenda, a capire effettivamente quali possono essere dei punti comuni, quali possono essere anche delle istanze comuni che proviamo a portare avanti assieme. Come istanze comuni, sicuramente io mi sento di sfatare il grande mito, che è quello di cui si sta parlando moltissimo negli ultimi mesi, e cioè aiutiamo le persone a casa loro perché così poi non partono. La migrazione non c'entra assolutamente niente con la cooperazione allo sviluppo, perché le persone devono tutte essere libere di muoversi, anzi, più le persone sono ricche, più desiderano di muoversi e possono farlo. Tutti i miei coetanei possono in libertà e sicurezza andare ovunque, non perché muoiono di fame, ma semplicemente perché vogliono acquisire maggiori capacità, vogliono conoscere i paesi, e questo non deve portare ad avere persone di serie A e di serie B. Fondamentalmente la limitazione della libertà di spostamento crea persone di serie A e serie B. Non c'entra niente con la povertà, anzi, la povertà è la prima barriera allo spostamento. Quindi l'aiuto allo sviluppo semmai serve a favorire la migrazione. Quindi per me questo è un punto assolutamente fondamentale. Il secondo, la libertà di movimento tramite due visti. Il primo visto, due visti che non conosciamo, poi ovviamente gli altri sono dei visti che già ci sono, quindi autorizzazioni all'ingresso per ricerca lavoro. Come ASGI lo stiamo dicendo da moltissimi anni, è un visto che già c'era in passato, è un visto che può essere richiesto in qualsiasi ambasciata di tutti i paesi del mondo, è un visto per cercare lavoro in un paese a scelta. Se la persona non trova il lavoro entro un anno, può tornare indietro. Come ci diceva Andrea, le persone quando fanno questi viaggi particolarmente pericolosi poi non possono più tornare indietro, è per questo che si crea questo immobilismo. E i visti umanitari, per coloro che invece desiderano andare in un altro paese per presentare la domanda d'asilo. Ciò posto, le persone appunto dovrebbero semplicemente potersi muovere da un paese all'altro in sicurezza e senza. Come facciamo noi, fondamentalmente?
sì, per agganciarmi un po' a tutto il discorso e questo bisogno sempre di cercare di far rete su, partendo da diverse realtà, e, beh, io sono di un paesino proprio attaccato a Pontida e sta cosa qua, de che prima i problemi erano dei terroni, i terù, poi adesso sono diventati i problemi, cioè i problemi miei, no? I problemi miei di casa, il problema mio di non arrivare a fine mese, o è sempre colpa di qualcuno. Prima appunto erano dei meridionali, adesso sono che sono degli immigrati, c'è sempre qualcosa di fuori. Io ricordo che molte volte viene le persone e ti chiede: ma allora come si sistemano le cose? Come, qual è la soluzione? O nei grandi dibattiti bisogna. Mi sono visto tornare indietro e tornare a quel discorso che Andrea forse cercava, ha spiegato molto bene, che è semplicemente partiamo da un'idea chiara e comune, non siamo noi, nessuno deve dare il diritto a qualcun altro di poter viaggiare per tutti i motivi che vuole. Io sono immigrante, vivo in Spagna e questo dobbiamo avercelo chiaro. Non possiamo fare differenze su basi economiche, geopolitiche, decisioni che stanno al di fuori probabilmente delle nostre mani, che possiamo però influire dal fatto di partire con questa idea. Siamo realmente sicuri che ognuno possa muoversi, decidere come, dove vivere e ciò non debba essere soggetto a dove è nato, che è fondamentalmente una questione data al caso, no? Se noi riusciamo a partire da questa idea e tenerla sempre ben chiara, probabilmente potremo rimanere attaccati a tutte quelle varie iniziative, a tutte quelle varie vie che persone che possono essere messe in atto da associazioni, volontari, entità, tutto ciò che portano avanti questa idea, sarà molto più facile riuscire a portarla avanti tutti assieme. Però di base dobbiamo tornare un'altra volta, credo, a quella chiarezza in mente che tutto ciò che si sta mettendo in atto e che molte volte crea questa confusione che ci porta ad avere un incubo, dobbiamo ridurla a tornare indietro e dire di cosa stiamo parlando. Qui si sta difendendo o no il diritto che ho io di potermi muovere come e quando voglio, e se lo io lo può avere lei, lui e tutti, o no? Per quando torniamo indietro, allora magari riusciamo a rimanere attaccati tutti assieme e portare avanti un discorso e poi chissà riuscire anche a cambiare le politiche. D'altra parte, purtroppo io domani devo partire e cercare di far sì che le persone non muoiano in mare, perché ancora non siamo lì, e per far quello poi avremo bisogno di aiuto, un aiuto che viene da tutti, che è pagare la benzina. Infatti ci sono lì le magliette se volete comprarle, vabbè. Così si spiega come mai hai i pantaloni verdi. Adesso si spiega come mai hai i pantaloni verdi, visto che sei di punti. Sul noi e loro, io sono di Reggio Calabria e 2 o 3 anni fa la Giorgia Meloni insieme a Fratelli d'Italia organizza un grande corteo, il primo tra l'altro, il primo corteo anti-immigrati nella mia città, a Reggio, la prima volta in cui al sud, al profondo sud, vediamo sto striscione con scritto prima gli italiani, e scherzando all'epoca scrissi sconvolta la città che non sa- i reggini che non sapevano di essere italiani fino a quel momento. Ma perché così? Ma perché così? Il motivo è banale. E questi chi sono questi italiani? Cioè, hai capito? La città rimane un attimo spiazzata. Il mutamento è stato repentino, ma è stato repentino per davvero. Cioè, Matteo Salvini, l'attuale ministro dell'Interno, è un senatore della Repubblica eletto in Calabria. È stato eletto in Calabria. E questo fatto è avvenuto con una tale velocità, anche era impensabile fino a 5 anni fa, non 10, 5 anni fa, per mille motivi che, come direbbe Andrea Segre, non entrano tutti dentro di me, quindi non ve li sto a raccontare, ma che spaziano, diciamo così, dal malcontento all'analfabetismo funzionale, dalla crisi economica
fino all'Ndrangheta. Tutta questa catena di motivi porta oggi ad avere un leghista eletto in Calabria. Questa velocità però con cui succedono questi fatti, no? Voi vi siete, e vi ringrazio, concentrati sui punti, diciamo, concreti che ci possono unire. A me premono due punti. Il primo è quello di recuperare il valore della disobbedienza alla legalità. Dal momento in cui veniamo da decenni in cui si è completamente trasformato il senso della legalità. Noi abbiamo avuto tre grandi filoni negli ultimi anni. Da una parte avevamo le forze del centrosinistra che creavano leggi che trasformavano il senso del termine legalità. Dall'altra parte abbiamo avuto un movimento politico che oggi è partito, primo partito d'Italia, che ha fatto della legalità il centro di tutto il suo discorso politico. E poi abbiamo la Lega che invece ha fatto l'assopigliatutto, che sono quelli che hanno preso tutto quello che gli altri hanno costruito. Ecco, essere, io penso, vi parlo della mia terra, così anche un non so che di, come dire, esotico rispetto a quello che stiamo dicendo. Una manifestazione antimafia nel 1964, nel 1967, nella Locride, era una cosa. Una manifestazione antimafia nel 2018-2017 è un'altra cosa, perché è mutato tutto in questi 50 anni. Ecco, secondo me uno, il principale probabilmente punto di condivisione in questo fare rete deve essere recuperare questo, cioè deve essere abbandonare il terreno del dobbiamo farci capire, quindi dobbiamo stare attenti a come agiamo e dobbiamo stare attenti, è quella sorta di imposizione, autoimposizione della moderatezza, ecco, per farci capire. Io credo che quel valore anche della ribellione, se vogliamo, vada assolutamente recuperato, e credo che quelle poche esperienze che funzionano oggi probabilmente funzionano per questo, perché hanno saputo rivoltarsi contro un sistema. C'è una cosa che lega tutto, e la cosa che lega tutto sono le indagini della magistratura che legano Open Arms, che legano le ONG, che legano il sindaco di Riace, che legano gli atti di solidarietà anche singoli. Ecco, quella cosa per noi è stata una paralisi. Io mi schiero con Mimmo Lucano anche se viene condannato dalla magistratura, io mi schiero con Open Arms anche se viene condannata dalla magistratura, perché contesto un sistema legalitario che non mi corrisponde più. Ecco, quello forse dovrebbe essere il primo grande valore da recuperare, che è questo della disobbedienza, secondo me. E poi il secondo valore è praticare la rottura, sempre per fare rete. Praticare la rottura vuol dire parlare liberamente tra di noi, dirsi chiaramente cosa vogliamo, di cosa abbiamo paura e di cosa non abbiamo paura. Penso che la rottura sia stata annunciata moltissime volte, la storia del nostro paese è foriera di annunci di rottura, però poi la pratica della rottura, quello che tu chiamavi prima come frammentazione, no? Quando hai detto c'è una società responsabile molto frammentata, tutti facevamo, no? Perché ognuno di noi ha fatica nel suo frammento, da me si dice butta il sangue tutti i giorni, tutto il giorno, e io non metto in discussione che lo facciamo tutti, anche se non ci vediamo per 15 anni, e l'ultima volta che ho visto, fatta eccezione per i momenti, diciamo, sporadici, e l'ultima volta che ho visto lui, l'ho visto a Rosarno 15 anni fa, per me è passato un giorno, non sono passati 15 anni, è uguale. Praticare la rottura vuol dire questo, vuol dire contestare il pensiero passivo. Oggi io mi rendo conto che questa cosa funziona su di me, funziona su un po' su tutti, però tutti questi stati di paura e di salvaguardia l'uno dall'altro probabilmente necessitano di questo innanzitutto, di praticare questa rottura. Vabbè, non erano 15 anni, 8 anni fa. Ma quando? A Rosarno? 2010. Era prima. Addirittura prima. Si toglie gli anni quest'uomo, ragazzi. Io vi giuro che l'ho visto molto prima. Non era il 2010, era la BBC, mica era Andrea Segre.
Andrea Segre 2010, è venuto prima. Ah no, 2008 con Comunano sulla Terra, vabbè, 10 anni sono, dai. Era la, no, la prima volta che sei venuto era, vabbè, dopo, 2005 almeno. Non credo interessi allora. Comunque è molto meno giovane di quello che vuole farvi credere. No. Io sono molto incazzato con tutti noi adesso dopo aver trascinato, diciamo, aver provato a lanciare un po' di ottimismo, devo anche fare anche un po' di autocritica, nel senso che la tendenza, per carità, probabilmente è colpa di come va il mondo, di come va l'essere umano, oggi la società mediatizzata, individualizzata, ma insomma la tendenza dei tanti mondi che si occupano di tutto ciò e hanno la competenza di occuparsi di tutto ciò, non è che se ne occupano perché scrivono un editoriale su Repubblica, quelli chi se ne frega, ma se ne occupano perché ci lavorano tutti i giorni, perché tutti i giorni devono pagare la benzina di una barca, salvare una persona, fare una lezione di italiano, fare una causa al TAR, fare formazione, lavoro, litigare con l'assessore, cioè tante persone, tantissime persone riunite in tante organizzazioni, in tante associazioni di diversi livelli, in tanti movimenti sociali, culturali, in tante associazioni, tante persone che raccontano, fanno film, scrivono articoli. Siamo veramente tanti che ci occupiamo di tutto ciò e che abbiamo la competenza di occuparcene. Competenza vuol dire anche facendo errori, dicendo cazzate, cioè non è che nessuno è assolutamente santo e nessuno ha la verità, per carità di Dio, assolutamente no, ma competenza significa gente che, appunto, lui ha detto domani mattina io devo andare a partire con una barca, immagino tu sappia cosa si deve fare, no? Cioè, spero, mi auguro. Lei fa una causa al TAR, spero la sappia scrivere, altrimenti abbiamo già perso in partenza. Se qualcuno mi chiede di fare un film, dovrei sapere più o meno come si mettono insieme le immagini o come si monta. E quindi, cioè, parlo di competenze nel senso di azioni che quotidianamente io sviluppo perché ho imparato a farlo e tutte queste competenze lavorano dentro a quell'orizzonte di speranza, di cambiamento di cui parlavo prima. Dentro a questo mondo di competenze la separazione è troppo forte, cioè la appartenenza o per professionalità o per adesione ideale o per provenienza etico barra politico barra religiosa o per appartenenza territoriale o per gusto estetico, perché mi piacciono di più i film di Segre invece che quelli di cazzo ne so del grande, e finiamo per non riuscire a trasformare questo che è un nuovo corpo sociale, perché fino a 10 anni fa eravamo molti molti meno, no? Cioè, questo che è un nuovo corpo sociale che peraltro interagisce con le vite di chi si mette in viaggio in maniera istintiva, senza neanche dover discutere troppo, perché lei la causa senza un testimone non la fa, tu la barca che la fai a fa se non c'è qualcuno che sale, e io i film senza qualcuno mi racconta come li faccio, eccetera eccetera. Quindi, cioè, non è che non si pone neanche il tema di come faccio a fare qualcosa con loro, no, è un problema che non si pone, lo faccio tutti i giorni, no? Cioè, quindi è un corpo sociale che costituisce una relazione con gli altri protagonisti di questa storia. Tutta questa cosa qui continua ad essere troppo parcellizzata, continua ad essere troppo abituata a occuparsi della propria, in alcuni casi visibilità, in alcuni casi sostenibilità, in alcuni casi particolarità rispetto ad altri, eppure poi dopo ci ritroviamo su dei palchi o intorno a un tavolo e tutti soffriamo perché alcune schifezze vengano fatte. Allora
Cristo è Dio, se queste schifezze vengono fatte e noi lo capiamo insieme e siamo un corpo sociale di migliaia di persone, perché non si riesce a superare questi particolarismi e ad andare dritti nella richiesta di 4-5 cambiamenti che credo non facciamo fatica a mettere nero su bianco? Ci abbiamo provato con il forum per cambiare l'ordine delle cose, ci siamo trovati, eravamo in 600, ne abbiamo messi giù 9, poi ovviamente questa cazzo di società, il forum per l'ordine delle cose, è diventata una roba che va nella pagina degli spettacoli perché l'ha fatta un regista, e io gli ho detto no, non c'entra un cazzo col cinema, è un'altra cosa, ma quello non lo capiscono, e questa cosa continua a produrre segregazione, e io lo metto così apertamente davanti al pubblico, e io dico non so ancora come si fa a evitare che quella cosa che io speravo fosse nata per unire alcune proposte, alcune idee, per mettere davanti i contenuti di queste proposte, davanti alle differenze, anche quella cosa venga interpretata come l'ennesimo movimento dell'ennesima singolarità o individualità. Cioè io c'ho gente che mi viene lì e mi dice come va il tuo movimento, e faccio ma io no, cioè io faccio i film, non faccio il movimento, io quella cosa lì è stata fatta per provare a unire diversi percorsi territoriali, associativi, legali, politici, per provare a mettere dei contenuti, delle proposte davanti alle appartenenze, eppure le appartenenze continuano a pesare troppo. E allora ce lo dobbiamo dire, dobbiamo provare a dichiararcelo e a dire che questa cosa non va bene, perché altrimenti poi quel bel discorso che ho provato a fare prima di provare a mettere il sogno davanti all'incubo diventa difficile praticarlo, perché per praticare un sogno bisogna essere in tanti e uniti, e io spero che prima o poi ci riusciremo. Grazie. Grazie a tutti, chiuderei in modo molto veloce con una citazione tua, no? Quando dicevi la risoluzione dei problemi dipende dalla nostra capacità di definirli, no? In fondo anche no, la risoluzione di questi problemi, di noi che proviamo, no, a raccontare le migrazioni in altro modo, che proviamo poi quotidianamente impegnarci, dei tanti che sono qua anche questa sera, che sono convinto, hanno un'idea ben precisa di quella che può essere una società diversa, dovremo provare insieme a superarli. Io credo che non ci sia molto altro da aggiungere, so che anche quest'estate ad esempio ci saranno tanti appuntamenti, abbiamo veramente come sempre moltissime iniziative attorno a questo tema che mobilitano le persone, ne voglio ricordare una in particolare, il 14 luglio a Ventimiglia ci sarà una grande giornata di solidarietà, una manifestazione transnazionale, anche questa metterà assieme territori e stati differenti, attivisti che arriveranno dalla Francia, dalla Spagna e dall'Italia. Mercoledì 27, dopodomani, ci saranno le piazze per sostenere la proposta di riforma del regolamento Dublino. Cioè anche a Padova, peraltro, mi dicono di ricordare, cioè voglio ricordare che appunto il 27, dopodomani, ci saranno tante piazze in tutta Europa per chiedere che la riforma del regolamento di Dublino approvata dal Parlamento sia anche accolta dal Consiglio d'Europa, che invece di spaccarsi in tanti interessi nazionali potrebbe prendere una cosa assolutamente decente che il Parlamento europeo ha approvato, e per chi volesse portare la propria voce e la propria presenza anche qui a Padova, a fianco al Pedrocchi ci sarà il punto d'incontro di tutti coloro che parteciperanno a questo appello che si chiama European Solidarity e che sta attraversando le città di tutta Europa. Sì, grazie, l'hai detto tu al posto mio, tra l'altro aderiamo anche come Melting Pot Europa a questa iniziativa, quindi in qualche modo credo che ci siano, no, delle iniziative importanti, c'è la necessità di continuare nonostante la situazione
attuale, no? Ad esserci, ad essere presenti, ad essere reattivi, a mantenere costantemente un aggiornamento tra di noi rispetto a quello che avviene nel Mediterraneo, a mobilitarci nuovamente se le cose non cambiassero. Io credo che su questo noi dobbiamo garantire una nostra continuità e poi dobbiamo, come abbiamo fatto questa sera, provare anche a costruire questi orizzonti. Grazie a tutti, buona serata e ringrazio nuovamente i nostri ospiti.